Ah, innanzitutto ho ritrovato una squadra con tanto entusiasmo, messa da parte l'ultimo periodo che bisogna non parlare più perché sappiamo le cose negative che abbiamo fatto, però ho visto una squadra abbastanza motivata, serena, è arrivata con uno spirito giusto per lavorare, ha lavorato molto molto bene in queste 2 settimane. I ragazzi che sono arrivati a Camporese e Frabotta sono molto vogliosi e bisogna valutare solo le condizioni fisiche perché abbiamo visto anche Camporese che ha avuto qualche problemino fisico in questi primi mesi, però si è presentato bene. Sicuramente gli manca il ritmo gara, il ritmo partita perché ha giocato poco, però sappiamo che è un giocatore di spessore che può dare tanto a questa squadra a livello di personalità, a livello di temperamento. Quindi sono due acquisti e Frabotta sappiamo che ha vissuto, è giovane, ha vissuto dei momenti molto importanti con squadre importantissime. Prego, mister. Frabotta, come dicevo, è un giocatore che ha giocato in piazze importantissime, quindi sappiamo che ci può dare anche lui una grossa mano. Sono contento del lavoro che hanno svolto in questi giorni i ragazzi. Ora ci prepariamo bene perché domani sarà una gara difficile, in un campo difficile, non una squadra forte, però, ripeto, ho visto una squadra molto vogliosa. Ma l'ho detto prima, ho visto una squadra, come ho detto prima, che si è allenata molto bene, quindi mi aspetto un Cosenza, voglio rivedere la squadra che ho visto in tante partite, voglio rivedere una squadra, che non ha paura di giocare, con la voglia di giocarsela a viso aperto e quindi questo è quello che ho chiesto ai ragazzi, vedere una squadra che se la gioca molto tranquillamente. Con tutte, partendo da domani, mi aspetto una Cremonese come l'abbiamo vista anche in Coppa, una squadra forte in tutti i reparti, però quello che bisogna fare è concentrarsi soprattutto su quello che dobbiamo fare noi, perché noi possiamo incidere sul nostro percorso, sulla nostra partita, non sugli altri. Quindi mi aspetto una gara difficile, ma sappiamo che per affrontarla bene, per affrontarla con lo spirito giusto, bisogna ritornare a essere quelli di prima. Voglio rispondere a questa domanda. Quella di prima evito, perché sicuramente non sono cose che fanno bene, però fa parte di questo mondo. Però voglio concentrarmi soprattutto al calcio giocato, quello che si dice, non sono cose che voglio neanche parlare, perché l'ho messo alle spalle, perché ho detto anche ai ragazzi, quello che è stato fatto nel girone d'andata è finito un ciclo, adesso inizia un altro campionato, bisogna mettere da parte tutte le cose positive e negative, non pensare a niente, pensare a lavorare, pensare a cer e cercare soprattutto di ripartire bene. Voglio rivedere la squadra propositiva che ho visto per tante partite. Su quanto riguarda il sistema di gioco posso rispondere, però darei anche un vantaggio alla squadra avversaria perché in funzione alla preparazione della partita sai bene che se ti dico che giochiamo a tre la preparazione in un modo della squadra avversaria, se ti dico giochiamo a 4 è un altro. Quindi non dare anche questo minimo vantaggio, però anche questo deve essere anche in virtù del fatto che, come ho detto prima, abbiamo qualche defezione di troppo, però a prescindere dai sistemi di gioco, e l'importante è il principio di gioco che la squadra deve avere, a prescindere se gioca a 3, a 4 o a 2. E il principio che deve avere questa squadra è quello che abbiamo avuto in passato, che non abbiamo fatto nelle ultime partite, per me frutto anche dei risultati che non venivano e quindi la squadra in qualche circostanza ha perso qualche certezza, noi dobbiamo ritornare, mettere da parte tutto quello che è stato fatto, ripeto, sia di positivo che di negativo, e da oggi pensare che inizia un nuovo campionato, non da domani, perché domani poi è troppo tardi, da oggi, sapendo le difficoltà, ma ripeto, le difficoltà ci saranno con la Cremonese, ci saranno con tutte le altre squadre. Noi dobbiamo concentrarci adesso, sulla partita di domani, che sarà, una gara difficile.